Sicilia si sta rinnovando. 2018 anno di grande rinnovamento. Ma io credo che ormai è sempre più evidente che non c'è città al mondo che sia culturalmente più cambiata di Palermo negli ultimi 40 anni. Certo, qualcuno può dire che Mosca è cambiata, che Berlino è cambiata, che Praga è cambiata, che Varsavia è cambiata, ma queste città sono cambiate per effetto di grandi sconvolgimenti istituzionali, è finita l'Unione Sovietica, per grandi cambiamenti internazionali, si è riunificata la Germania. Palermo è cambiata senza che cambiasse la Costituzione Repubblicana. Certo. Siamo cambiati di testa, abbiamo finalmente capito che essere orgogliosi di essere palermitani non basta, perché purtroppo negli anni passati si moriva soffocati nel ripetere stancamento l'orgoglio di essere palermitani, morendo soffocati nelle radici. Abbiamo messo le ali alle radici, abbiamo superato la terribile logica dell'eterno presente che mira a vivere la giornata, e siamo dati una visione e un progetto, e oggi credo che si vedano i risultati nella città di Palermo, che è diventata una città exciting and safe, eccitante e sicura, una città turistica. Fino a 3 anni fa nessuno si sognava andare come turista a Palermo, e oggi questa attrattiva si mette in collegamento col grande cambiamento che ha realizzato il vino. I produttori di vino negli ultimi 30 anni hanno realizzato aziende di qualità riconosciute nel mondo e hanno superato la vecchia quantità di vino che rendeva il vino siciliano imbevibile. L'effervescenza. Ma l'effervescenza è sicuramente una delle tante tessere preziose del mosaico vino. E la cultura come sostenibilità di un sistema? Ma io credo che la cultura è essenzialmente stare insieme. È essenzialmente stare insieme. Una lettera dell'alfabeto non è cultura. Una nota musicale non è cultura. Un colore non è cultura. Più lettere dell'alfabeto fanno uno spartito. Più colori fanno un dipinto. Più lettere fanno una parola, più parola fanno cultura. Quello che vale per l'arte può valere per l'economia e per l'impresa? Certamente. Quello che vale per l'arte, per l'economia e per l'impresa può valere per le persone? Certamente. Ed è esattamente questo il modello Palermo che noi chiamiamo Mosaico Palermo.